Salve a tutti, amici di Minecraft. Questa è l'area tutorial di Bishamon. Qua ci saranno messi giustamente dei tutorial. Ora, oggi andremo a vedere cosa ci combinerà mio fratello Bishamon. Bello a tutti ragazzi, sono Bishamon e in questo nuovo video tutorial vi mostreremo, per intanto vi mostrerò un piccolo tutorial della mappa per vedere com'è fatta. Dopo di ciò vi faremo vedere il tutorial. Andiamo subito però a vedere come è sviluppata la mappa. La mappa l'ho sviluppata dal primo blocco che fu questo pezzo di vetro, che era stato trasformato in pietra madre. Perciò, da questo lato ci saranno l'area per fare i tutorial sugli arredamenti. In questa area di qua invece sulle case moderne e case super compatte. Ma oggi dobbiamo andare a vedere una cosa più importante, ovvero i tutorial. Questi già sono primi tutorial che vi mostreremo nei prossimi video, ma oggi andremo a vedere questo di qua. Allora, in pratica, salendo su questa pressure plate, si attivano i due pistoni. Andando qua, prende e si riceve l'armatura. Ora, tu non hai impostato l'armatura. Sì, perché mi sono scordato. Mio fratello si è scordato di impostare l'armatura e ora mi farebbe bene. In ogni dispenser viene messo un indumento, un pezzo di armatura. Allora, prendiamo, saliamo sulla pressure plate, si alzano, E ti sei scordato veniamo. la magliettina. Perché non si. Ha fermato. Non è vero. Non è partito. Ah, non. Ok, scusate. Piccoli, va, contorpelli. possono succedere sempre. Vediamo com'è stato un po' di Ora. più avvicinato. Ora sì, funziona. Perciò rileviamo l'armatura perché siamo più fighi. Allora, in pratica che bisogna fare? Per intanto quello che bisogna sviluppare è questo di qua, che in pratica questa stanza di qua sarebbe una stanza dove viene messa l'armatura, perciò potrete creare diverse stanze di queste, tutte coperte si intende, tipo così. Va, non farei vedere nulla, ragazzi. Noi appena saliamo si apre la porta, veniamo sputati l'armatura e si può riuscire. In pratica vengono messi, no, non li ho impostati, vengono messi dei dispenser in questo modo, con una pressure plate in quello di qua, In perciò quello di sotto. in quello di sotto. Quando noi andremo ad attivare tutti i dispenser. Error qui, dispensa. Mio fratello ha rovesciato Poi, le vostre. altro piccolo tutorial, cioè come fare alzare e abbassare i pistoni, bisogna fare questo pezzo di redstone così, ed è un inverter. In pratica, torce di redstone, repeater settato al massimo, e una redstone messa là, sotto il blocco. Perciò noi appena saliremo su questa pressure plate, si abbasserà il pistone, perché dall'input positivo diventerà negativo. Ora andiamo a vedere il video tutorial proprio dello strumento in sé. Allora, prendo dispenser, pressure plate, redstone e pistone.
Io qua sotto ho già creato l'area, perciò andiamo a fare il tutto ciò. Dispenser, 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 dispenser. Preso il plate. Qua ci siamo. Dopo, lasciando un blocco in qua, mettiamo un pistone in sotto. Scaviamo tutta l'area qui intorno. E qua sotto, che mi sono scordato di coprire, grazie. Sotto, non toccare niente perché mi fai laggare. Preso il plate e iniziamo a impostare le prime redstone. Come avevamo detto, l'inverter, perciò si alzerà, e poi da questo punto in poi iniziamo a salire. Contiamo un blocco, ne contiamo un altro, e qua sopra a due blocchi ci mettiamo un altro pistone, lo attiviamo. Lo posso attivare in questo modo. Attiviamo un attimo e lo facciamo entrare. Dopo di ciò mettiamo redstone a salire, poi qua torcia di redstone. E questo primo passo è fatto. Dopo di ciò che abbiamo fatto questo primo passo, dobbiamo andare a sviluppare quest'altro piccolo pezzo di redstone per farli trarre da questo lato. Infatti, se io entro qua dentro, vedete che si apre pure lo stesso la porta. Perciò, come farlo? In questo modo si scava uno sotto il dispenser e dopo si rimette la redstone e un repeater al massimo. Dopo di ciò siamo pronti per chiudere tutte cose, però state attenti nei punti dove ci sono, tipo questo di qua, perché se io metto un blocco qua inizia il loop. E Blocco. comincia a frizzare. Non si è tirato di nuovo il pistone. Aspetta. Sì, perché c'è A stato il posto. loop che l'ha fatto. Dopo di ciò potete chiudere con i tappeti visto che c'è questo nuovo coso. Se avete una casa tutta fatta In tappeti. in tappeti, in lana. Perciò vediamo che il macchinario funziona, mettiamo le armature dentro i dispenser. E si richiude di nuovo la Guardate. porta. Non ti ha messo i pantaloni. Perché non gliel'ho messi dentro il Ecco, mio dispenser? fratello si è scordato di mettere la cosa più fondamentale. Ma vabbè, funziona. Per questo video tutorial spero non Ti sbagliato. aspetta, no, piccolo coso in qua, ci siamo, Piccolo coso in basso. voglio vedere perché con il cianco Uploader, che nei prossimi tutorial faremo vedere, se metto un blocco in diagonale fa sì che il distributore non si attivi, perciò un attimo riproviamo di nuovo, funziona. Perciò spero di essere stato chiaro, fai vedere la struttura da sopra, magari scopro
questi di qua. Quindi se chi sta fate un copia e incolla. Quindi la struttura uno, è molto semplice. Due. La consigliamo per chi vuole fare tipo mappe. Torce di redstone sopra il pistone. Da qua parte ripile in questa maniera. La consiglio per chi vuole fare tipo mappe di combattimento. Perché è molto bello, perché si possono mettere tipo diverse armature là dentro e poi si può venire essere mischiati, cioè tipo mettere cose in oro, vabbè, comunque si possono mettere armature in diamante, armature in oro, armature in ferro, qualsiasi genere di abbigliamento. Aspetta, ti faccio vedere, guarda, vai nel dispenser e guardi cosa c'è dentro. Visto? Queste cose che li sceglie pure a caso. Quindi perciò se io vado a levare, se io mi vado pantalone, guardate, aspetta, me li sceglie giustamente a caso. Aspettiamo che esca un attimo. Me li sceglie a caso, come potete ben vedere. Perciò, che dire, per questo video tutorial è tutto. Da me, Vicholon, e da mio fratello Joey Weiss è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio, che faremo vedere questa farm. Sarà una farm molto interessante da vedere per la versione anche in court. Quindi da me, mio fratello Vicholon, è tutto. Ciao a tutti. Prossimo episodio di un tutorial. Ciao a tutti.